Lorenzo dice alla maestra: Maestra, posso giocare con le bambole? E Martina: Maestra, le bambole mi fanno schifo, preferisco i dinosauri e mi piace fare la lotta. Che cosa può fare un insegnante quando un bambino si sente una femminuccia e vuole giocare con le bambole? Oppure se una bambina si sente un maschio e preferisce i giochi dei maschietti? Il disagio emotivo nell'età evolutiva è una condizione molto frequente e si manifesta in misura maggiore o minore a seconda anche delle esperienze vissute e anche di alcuni aspetti della personalità. Il disagio può derivare da cause soggettive, quali ad esempio vissuti che includono sofferenza, frustrazione, insoddisfazione, oppure anche da cause esterne, come per esempio la difficoltà di costruire un'immagine del proprio corpo che sia congruente con l'immagine di sé. La maggior parte di noi ha un senso radicato, profondo della propria identità di genere. Essere uomo o essere donna. Ma non per tutti è così, perché alcuni, malgrado nascano con caratteristiche fisiche e biologiche di un sesso, non si riconoscono nel proprio corpo. In Italia, ma bisogna dire non soltanto in Italia, il tema della disforia di genere in età evolutiva risulta essere sempre di maggiore attualità. E infatti è all'attenzione del mondo scientifico, in maniera sempre più preponderante, come appunto testimoniano numerosi e sempre in aumento gruppi clinici e di ricerca che se ne occupano. I bambini e gli adolescenti che percepiscono la propria identità di genere incongrua rispetto alle caratteristiche del proprio corpo possono essere veramente infelici ed esprimere il desiderio di essere riconosciuti come appartenenti all'altro genere. E la scuola? Cosa fa la scuola con questi ragazzi, con questi bambini, con questi preadolescenti, con questi adolescenti? La scuola purtroppo si trova spesso impreparata di fronte a queste situazioni e non sempre riesce a comprendere quello che sta accadendo dentro questi ragazzi. Del resto, le famiglie spesso non aiutano questi bambini o questi preadolescenti o adolescenti, anche perché rifiutano anche l'idea anche di una fluidità di genere che possa appunto accadere ai propri figli. E quindi di conseguenza questi ragazzi si trovano senza nessuno, da una parte i genitori che non li capiscono, dall'altro lato la scuola che si trova impreparata ad affrontare queste situazioni. E quindi questi ragazzi si trovano anche da soli e si trovano anche impreparati loro stessi ad affrontare delle situazioni che sono difficilissime, come quelle del mondo anche dei pari. Ma il contesto scolastico è importantissimo perché nel contesto scolastico, dove bambini, preadolescenti, adolescenti trascorrono parecchie ore della loro giornata e stabiliscono anche relazioni con i pari e con gli adulti, ed è proprio qui, nella scuola, che si gioca la partita della loro vita e dove lo stigma e il rifiuto possono lasciare conseguenze pesantemente negative e difficilmente cancellabili. La scuola, del resto, ha come suo dovere per statuto non quello di insegnare chi essere, perché questo non si trasmette e in ogni caso non è suo compito, ma la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti necessari per consentire ai bambini e ai ragazzi di diventare la migliore immagine che essi possono avere di se stessi.